Bene, benvenuti sul canale video YouTube di Italia Medievale per un incontro particolare, oserei dire, no? Perché abbiamo con noi il terzo classificato al nostro concorso letterario Philo Biblon del 2018, Alessandro De Troia, che ci parlerà di questo personaggio che è alla base del racconto con cui si è classificato terzo. E io, come sempre, non voglio rubare spazio ai nostri ospiti, ma lasciare che siano loro a parlarci della loro realtà e del loro lavoro. E quindi, Alessandro, grazie di essere qui con noi e a te la parola. Grazie mille, io ti ringrazio per l'invito, ringrazio Italia Medievale anche per tutti questi bellissimi video che sta facendo in questo periodo, soprattutto anche quando c'è stato il momento di Covid, diciamo, ha aiutato molto anche seguire le dirette e poi le registrazioni. Io sono onorato di poter essere qui a presentare Gli ultimi giorni di Guglielmo De Parisio. Cercherò di rendere la presentazione un po' multimediale, quindi mostrando anche il mio schermo, facendo vedere un po' di immagini e un po' di piccole chicche. Partiamo subito. Naturalmente, per chi non mi conoscesse, sono Alessandro De Troia. Nella vita non faccio lo storico, ma mi occupo di tutt'altro. In realtà, nella vita ho anche la passione perché, come ricostruttore storico da più di 10 anni, mi occupo di storia dell'arte, di storia del Mezzogiorno medievale, faccio parte dell'Associazione Centro Studi Normanno Svevi, eccetera, eccetera. Non voglio stare qui naturalmente a tediare gli ascoltatori. Partiamo subito con la copertina eccola qui. Eccola qui. La copertina del saggio vincitore è in copertina ci sono io, malauguratamente per gli spettatori. Il saggio, sostanzialmente, che è arrivato terzo, per il concorso, si intitola Gli ultimi giorni di Guglielmo De Parisio. Questo è un saggio particolare perché è un fotoracconto cioè fatto su diversi piani narrativi, che poi spiegheremo più avanti, e sostanzialmente anche su una storia vera, una storia vera naturalmente poi romanzata con tutto ciò che ci gira intorno. È stato fatto grazie anche all'Associazione Imperiale Federici II di Foggia e grazie poi all'aiuto di Alice Tortorella e Michele Giardino. Come nasce, come mai questo, chi era questo Guglielmo De Parisio? Come mai la passione per questo personaggio e come mai poi ne è venuto fuori un racconto? Cercherò di darvene un attimo un'idea. Mi basti pensare che tutto nasce da questa epigrafe che adesso vi mostro. Eccola qui, che si trova, eccola qui, devo ringraziare il vice sindaco di Castelnuovo della Daunio che sempre mi concede le fotografie. Questa è una epigrafe molto interessante perché fa parte di un palazzo, il palazzo sostanzialmente dei De Parisio, che si trova nella parte occidentale della Capitanata, dove la Capitanata è la provincia di Foggia, in Puglia, nord della Puglia, in cui sostanzialmente c'è questo palazzo dell'epoca normanna, in cui questa epigrafe è presente e cita un certo figlio di Roberto De Parisio. Roberto De Parisio, scartabellando nelle carte normanne siciliane, veniamo a sapere che queste sono ricerche che ho fatto, sono più di 10 anni che vado avanti con queste ricerche, sono stato anche fortunato perché le ho potute presentare l'anno scorso per la ricorrenza del 750° anniversario della fortezza di Lucera e dell'assedio della città, di cui poi parleremo, perché poi la storia è ambientata proprio in quei momenti. Questo Roberto De Parisio sostanzialmente era un strettissimo collaboratore di Ruggero I, quindi parliamo del 1100, proprio gli inizi del 1100, di Ruggero I, ed era suo scriba. Dopo essere diventato scriba di Ruggero I, è diventato persino vescovo di Mileto, quindi era sostanzialmente al centro del potere normanno. A questo Roberto De Parisio pare che poi siano discesi, o comunque fratelli, o probabilmente anche figli, perché nonostante sia diventato vescovo, probabilmente aveva anche dei figli prima di diventarlo, una serie di personaggi che sostanzialmente avevano solo due nomi. Guglielmo Ruggero, Guglielmo Ruggero, Guglielmo Ruggero. Quindi abbiamo questa sfilza di Guglielmo Ruggero fino ad arrivare poi al 1200. Quindi siamo nel 1100,
Ruggero I. Abbiamo un Guglielmo, uno dei primi Guglielmi che si fa chiamare Guglielmo Normando, qui dicitur de Parisius. Poi c'è un Ruggero che pare essere il Ruggero che ha costruito il palazzo di cui l'epigrafe. E poi, Ruggero ha sostanzialmente citato anche in quello che è il Catalogus Baronum Normanno, proprio perché è proprietario, tra virgolette, feudatario di Castelnuovo della Daunia, che è il paese in cui abbiamo già detto viene fuori questa epigrafe. E poi sostanzialmente c'è questo salto temporale, facciamo un salto temporale tra il 1150 più o meno al 1200, in cui questo Ruggero de Parisio, che era feudatario di Castelnuovo della Daunia e poi anche di tanti altri feudi intorno alla capitanata, diventa sostanzialmente un punto focale per il supporto agli Svevi ed è citato sostanzialmente in tutti i documenti regi più importanti. E vi faccio qualche esempio: Ruggero è citato insieme a Riccardo de Montefuscolo, e per chi conosce la storia degli Svevi, era il giustiziere di Capitanata famosissimo perché è l'unico giustiziere citato nell'unico documento superstite di Castel del Monte Svevo. E Ruggero de Parisio è citato insieme a Riccardo di Montefuscolo perché doveva ricevere, dopo le varie campagne al nord contro la Lega Lombarda, doveva ricevere dei rimborsi per le sue cavalcature e quindi per i suoi cavalli, sostanzialmente, perché probabilmente li aveva persi in battaglia. Poi questo Ruggero fece talmente tanta carriera che divenne persino capitano della Sicilia tra il 1242 e il 1244. Questo Ruggero sostanzialmente ebbe questo ruolo importante, che era un ruolo militare, il capitano era un ruolo militare, e era a capo quindi delle truppe che si stanziavano in Sicilia. Bene, a questo punto, verso la fine della parabola sveva, della parabola più che sveva, la parabola federiciana, Ruggero de Parisio sostanzialmente gioca un doppio ruolo. Gioca un doppio ruolo perché, da un lato, supporta Manfredi, quindi cerca naturalmente di tenerselo buono, perché poi Manfredi, come ben sapete, ebbe le varie diatribe tra il fratello Corrado IV, che scese in Italia, si prese il regno, durò pochissimo tempo perché fu ucciso o morì comunque presso l'Avello, poi divenne re di Sicilia, e nelle varie diatribe tra papi, fratelli, ultimi svevi, Ruggero de Parisio si trovò in mezzo a tutte queste battaglie cercando di districarsi. E sostanzialmente da una parte appoggiava il Papa, dall'altra appoggiava Manfredi. Nelle varie lotte, alla fine, Manfredi, a quanto pare, non gli diede poi così tanti fastidi, anche perché purtroppo i documenti dell'epoca non ci permettono di avere una visione completa di quello che accadde, ma il Papa Innocenzo IV e poi Alessandro IV, entrambi i papi, gli confermano i privilegi e in più ne aggiungono altri, il che vuol dire che era riuscito bene a districarsi durante le sue vicende. Questo che vedete è il registro di Innocenzo IV, secondo il quale lo zoom non funziona, in cui Ruggero de Parisio riceve un sacco di conferme di beni e un sacco di nuovi beni, tra cui anche il luogo dove Federico II morì, che è Castel Fiorentino, che è famoso per gli scavi che sono stati fatti, ovviamente, dove Federico II morì. Ed è quindi particolare interessante vedere come questo personaggio riuscì persino ad avere come città, come feudo, la città dove morì l'imperatore. Ora, a questo punto, Ruggero si eclissa, non lo vediamo più nella storia, probabilmente forse perché è diventato anziano ed era morto, ma al suo posto vediamo questo Guglielmo. Guglielmo che fa il suo primo ingresso nella storia nel 1255, quando Manfredi vuole riappacificarsi con il Papa, e dove c'è un documento molto bello in cui c'è la lista di tutti i nobili del regno di Sicilia, in cui appare insieme ai famosissimi, tra lo zio di Manfredi, Galvano Lancia, Federico Lancia, i Maletta, i vari baroni che poi accompagneranno la storia di Manfredi, compare anche lui, Guglielmo de Parisio. Guglielmo de Parisio che poi scompare di nuovo dalla storia per circa 10 anni. Per 10 anni non sappiamo niente. In realtà ci sono delle ipotesi, ci sono dei documenti in cui è citato un Guglielmo de Parisio giudice imperiale, o comunque giudice della Magna Curia, quindi
probabilmente fece carriera come giudice, ma non è purtroppo possibile averne conferma al 100%, ma Guglielmo De Parisio riappare durante gli eventi, dopo la morte di Manfredi. Manfredi, come sapete tutti, morì il 26 febbraio 1266 presso Benevento, quando Carlo I d'Angiò, chiamato dal Papa Clemente IV, discese nel regno, arrivò fino all'interno e poi nella famosa battaglia lo sconfisse, dove Manfredi poi fu tradito dai baroni del regno. Manfredi muore e Guglielmo De Parisio appare un anno dopo, questa volta al fianco dei Saracini di Lucera. Ora, per chi non conoscesse la storia dei Saracini di Lucera, faccio subito una premessa e vi dico che i Saracini di Lucera erano stati stanziati in Capitanata, quindi a pochissimi chilometri dal Papa. Potete immaginare quello che poteva essere un'enclave musulmana, perché erano circa tra i 40 e i 60.000 Saraceni all'interno del Regno di Sicilia. Erano stati deportati dalla Sicilia dopo delle ribellioni da Federico II ed erano stati stanziati in Capitanata, in una città che era comunque stata più o meno abbandonata, e convivevano con le popolazioni cristiane dell'epoca. E naturalmente erano fedelissimi agli Svevi. Nonostante Carlo d'Angiò uccise Manfredi, arrivò nel regno dopo un primo, naturalmente, dopo una prima, diciamo, sottomissione al re. Quando tutti i fuoriusciti dal regno, perché naturalmente dopo la battaglia di Benevento tutti i supporters di Manfredi scapparono, e cosa fecero? Andarono dal nipote di Manfredi, che era Corradino, chiedendogli aiuto, chiedendo di scendere dal regno e riprendersi il regno. A questo punto, quando i Saraceni di Lucera e Guglielmo De Parisio vennero a sapere che Corradino decise di scendere nel regno, quando Carlo invece era in Toscana a sedare altre rivolte, il regno è in subbuglio. I Saraceni di Lucera, così come tutto il regno di Sicilia, vanno in subbuglio e parte la ribellione, ed è qui che parte il nostro racconto. Il nostro racconto parte proprio qui. Il nostro racconto parte nel momento in cui Corradino scende nel Regno d'Italia prima e poi cerca di arrivare nel Regno di Sicilia, poi proprio per ricongiungersi con i Saraceni di Lucera, e questo ce lo dicono gli storici, perché naturalmente lui puntava a Lucera, in cui c'era un'enclave musulmana di 60.000 persone pronte a morire per lui, e così naturalmente c'erano tantissime altre ribellioni come, ne so, Amantea, Gallipoli, la Basilicata, l'Abruzzo. C'era un sacco di luoghi in cui, la terra di lavoro, in cui sostanzialmente c'era una rivolta completa. Carlo d'Angiò allora cosa fa? Carlo d'Angiò decide di assediare Lucera. Ed è questo, è molto importante. L'anno scorso è stato il 750enario di questo assedio, da cui poi è nata la famosa fortezza di Lucera, che oggi svetta sulla città, una delle fortezze che consiglio a tutti di andare a vedere. È una delle fortezze più grandi d'Europa, fortezze medievali più grandi d'Europa, con un perimetro di circa 900 metri, quindi quasi un chilometro di perimetro. Ed è sostanzialmente qui che Guglielmo De Parisio è centrale nella storia. Ora, io vi faccio vedere qualche altra piccola immagine di Guglielmo De Parisio, del racconto, perché poi lascerò, naturalmente è stato anche edito dalla rivista d'Italia Medievale, quindi per chi volesse può andarlo a leggere lì. Guglielmo De Parisio, eccolo qui, il racconto sostanzialmente ha tre livelli narrativi. Siamo, quindi, abbiamo detto, nel 1267-68, ma perché sono tre livelli narrativi? Perché ci sono tre modi di poter leggere questo racconto. Il primo è il livello, quello iconografico, cioè della foto. Quindi ci sono, ad ogni episodio, sono circa 15 episodi, ad ogni episodio è correlata una foto. Quindi il lettore può avvicinarsi alla lettura guardando l'immagine. Ogni immagine, ve ne faccio vedere un paio, ogni immagine ha un suo significato e naturalmente cerca di essere il più vicina a quella che poteva essere la realtà del periodo. Quello che vedete qui nella prima immagine, nella seconda immagine, siamo a Pietra Montecorvino, che era un altro feudo di Guglielmo De Parisio, ed è un castello meraviglioso che consiglio anche a tutti, che chi si trovasse in Capitanata, di andarlo a visitare, perché è meraviglioso. E dove sostanzialmente è ambientato poi il racconto? È ambientato sostanzialmente a Pietra Montecorvino. Qui il nostro Guglielmo si trova a dover fronteggiare la rivolta, e quindi a dover difendersi dall'arrivo di Carlo I. Arrivo di Carlo I, che naturalmente arriverà, ma non faccio qui spoiler, lascio ai lettori una lettura più approfondita. Ma sostanzialmente,
Il secondo livello narrativo riguarda poi il racconto vero e proprio, cioè la parte naturalmente romanzata della storia di Guglielmo de Parisio. Quindi c'è il primo, l'inizio è Guglielmo de Parisio, che era il feudatario di Capitanata, con un po' di contesto, quello che vi ho dato anch'io sostanzialmente, e poi inizia il racconto con la ribellione. La ribellione, Caro D'Angiò è in Toscana, Corradino sta scendendo, decidono tutti di ribellarsi. Ora, questo è il secondo piano narrativo, questo è proprio il vero piano narrativo, cioè in cui si parla della storia, e poi c'è un terzo piano narrativo, che è quello per cui il lettore può non solo immaginarsi quello che poteva essere il guardarlo, anche per quel poco che siamo, quel poco che riusciamo a farlo vedere, ma anche andare a fondo in quelle che sono le fonti storiche, perché ciascun dettaglio, ciascuna immagine, ciascun anche episodio ha un suo riferimento storico. Per farvi un esempio, in questa immagine che potete vedere, la tunica che indossa Guglielmo de Parisio è quello che poi naturalmente è scritto nelle note a supporto del racconto, è la famosa tunicella di Ruggero II, che tutt'oggi è custodita al Kunsthistorisches Museum di Vienna. E quindi è stata una riproduzione per quanto possibile fedele, quindi anche con le stoffe, con i materiali, della tunicella di Ruggero II. Allo stesso modo, si vede poco, ma c'è anche il cappello. Il cappello è una riproduzione da un manoscritto, questa volta non da un reperto, del cappello di Manfredi presente nella famosa Bibbia di Manfredi. Quindi ce l'abbiamo cercato in tutti i modi di rendere il più possibile fedele, per quanto possibile, alla realtà, il racconto. Ora, il racconto naturalmente ha anche qualcosa di particolare. Adesso proverò a farvi vedere qualcosa. Non vi darò naturalmente la storia completa, ma per esempio è ambientato, vi faccio un altro esempio, è ambientato anche nella chiesa madre di Pietramonte Corvino, altra meravigliosa diciamo struttura e monumento che comunque consiglio a chi riesce di andare a vedere. E lì, anche lì, Guglielmo de Parisio ha non solo, naturalmente c'è anche una parte psicologica del personaggio, abbiamo cercato di dargli una connotazione, diciamo, una connotazione un po' più forte, naturalmente immaginandoci quelli che potevano essere i sentimenti di un personaggio che si trova di fronte a dover fronteggiare un intero re e un intero esercito, perché dai documenti sappiamo che Caro D'Angiò, quando assediava Lucera, ebbe addirittura l'ardire, diciamo, e per la prima volta, forse tra le prime volte nella storia del 200, chiamò a raccolta non solo tutti i cavalieri del regno, ma bensì per ogni famiglia del regno. Quindi potete immaginare quanta gente si muovette in quel periodo. Per ciascuna famiglia del regno di ogni città, ogni famiglia doveva fornire una persona atta alle armi. Quindi potete immaginare quanta gente si mosse e arrivò nell'assedio di Lucera. Poi, ovviamente, ci fu una prima parte, e questa ve la spoiler, una prima parte in cui sembrava che qualcosa potesse andare bene, perché quando Caro D'Angiò arriva, assedia la città, poi viene a sapere che Corradino è ai confini del regno, e quindi non può più temporeggiare, deve andargli incontro, perché è l'unica possibilità che ha, altrimenti sarebbe rimasto schiacciato tra le due morse, da una parte la città di Lucera, dall'altra, e quindi con tutta la ribellione, e dall'altra Corradino con il suo esercito, che era forte, dei cavalieri tedeschi, che a quell'epoca erano i carri armati dell'epoca. E a quel punto Caro D'Angiò decide di staccarsi con gran parte dell'esercito dall'assedio e andare incontro a Corradino. Contro a Corradino, come tutti sapete, come andò a finire, nell'agosto del 1268, presso i Campi Palatini, vicino Tagliacozzo, la battaglia che decise i destini del regno di Sicilia si combatté e vide ancora una volta Caro D'Angiò vincere sugli Svevi. E quella fu il sigillo finale sulla distruzione della dinastia Sveva. Caro D'Angiò vince, Caro D'Angiò trionfa più che vince, e a quel punto Guglielmo de Parisio, così come tutti i nobili, i saraceni e gli altri, si ritroveranno a questo punto soli, perché non c'è più nulla per cui combattere, se non salvarsi la vita,
e si troveranno da soli contro, da una parte, gli scompigli interni e dall'altra, ovviamente, contro l'esercito ormai rincuorato, forte e sempre più rimpinguato di Garland Jaw. A quel punto lascio agli spettatori immaginare il finale, perché poi è anche molto interessante vedere come la vive Guglielmo De Parisio e come naturalmente poi sarà l'epilogo. Tutto anche questo è documentato. Pensate che sulla fine di Guglielmo De Parisio, oltre ai documenti della Cancelleria Angioina, perché poi la Cancelleria Angioina è piena di documenti che lo citano, e oltre a collezionare naturalmente diverse scomuniche, di Guglielmo ne collezionerà persino tre scomuniche, di cui un paio quasi personali dai vari papi. E poi sostanzialmente anche persino era diventato talmente famoso questo personaggio che persino in una cronaca del Padovano, non si sa bene perché, una cronaca del Padovano lo cita e cita quello che decise di fare subito dopo la presa da parte di Carlo, dopo la sconfitta da parte di Corradino. Per me, diciamo che se non ci sono domande, se mi vuoi fare qualche domanda, io resto a disposizione. Non so quanto tempo ho preso, in realtà. No, no, abbiamo del tempo. Non so come funziona, se coloro che guardano il video stanno vedendo ancora le immagini e non vedono. Ah, sì, posso interrompere. Ecco qua, siamo tornati. Perché in realtà ho provato un po' di nostalgia perché a vedere gli Imperiales Federici II mi è venuto in mente una delle iniziative più belle che facemmo anche con loro a Caserta Vecchia nel lontano 2004, Caspita. il ritorno dei Cavalieri nel Borgo. E devo dire che l'accampamento degli Imperiales era emozionante, perché no, c'erano gli amici di Stratos, c'erano diversi gruppi. Ed è stata una manifestazione che purtroppo si sarebbe dovuta ripetere, si è ripetuta per 2 anni, E poi. e poi, come molte cose che richiedono contributi pubblici, è finita nel nulla. Ma ho un ricordo unico, perché non so se tu conosci, se tu non c'eri, mi sembri troppo No, io giovane. sono entrato nel 2007, sì. Perché Caserta Vecchia è un borgo appena sopra Caserta, che quasi nessuno conosce perché tutti vanno a vedere la Reggia. È un borgo medievale dove ci sono i resti del castello con la torre di Federico. Ci sono le viuzze che sono incredibili e c'è una cattedrale consacrata nel XII secolo che è meravigliosa. E addirittura il primo anno riuscimmo facemmo tutti e 2 gli anni l'investitura del Cavaliere in cattedrale la domenica mattina, per cui un'emozione incredibile. Ma soprattutto il primo anno ci furono i Calistinus che cantavano a cappella dal pulpito durante l'investitura del Cavaliere, quindi una rievocazione che ai tempi era difficile trovare per la Certo. qualità, il rigore, la ricostruzione di tutto quello che avevamo messo in campo. Per cui vedere gli Imperiales presenti nel tuo lavoro è comunque una cosa che mi riempie di gioia. E poi, che altro dirti? È un lavoro molto interessante, andrebbe pubblicato. Ah, io resto a disposizione. Potremmo ragionarci, perché chiaramente tu lo hai inviato sotto forma di racconto e quindi la lunghezza era limitata dal regolamento del nostro concorso letterario, che non dovrebbero superare le 20.000 battute, poi non siamo mai così fiscali, ma per cui chiaramente 20.000 battute verrebbe fuori veramente un libricino, Non da poco. andrebbe forse sviluppato e gli andrebbe data la dignità di un romanzo storico. Ah, perché no? A tal proposito, io qui ho una chicca che posso trovare. Avevo una chicca in realtà, che praticamente è l'ultimo episodio
Eccolo qua, che forse potrei fare anche spoiler, ma l'ultimo episodio nasce in omaggio a un romanzo storico, che è il romanzo storico che si chiama Santa Justa. Santa Justa è un romanzo storico ambientato proprio in questo periodo, che parla di una specie di Robin Hood dell'epoca, che si chiama Federigo da Montecorvino, che è sostanzialmente un po' ricorda la storia di Guglielmo de Parisio, perché questo Federigo da Montecorvino era un feudatario che era stato cacciato dagli Svevi e dagli Angioini, chiedo scusa, e poi si era rifugiato nei boschi insieme a qualche saraceno, insieme a qualche fedele svevo, si era rifugiato nei boschi della Capitanata. E quando naturalmente c'erano delle ingiustizie, c'erano dei problemi, questo romanzo è degli anni 30 del Novecento di Alfredo Pitta, per l'editrice Sonsogno di Milano, che è stato edito da poco, riedito da poco, e sostanzialmente lui, quando c'erano delle ingiustizie, lui arrivava e le dipanava. Quindi sostanzialmente a Lucera, che è la città in cui sono nato, a Lucera si dice deve arrivare Santa Justa, per dire quando c'è qualcosa che non va bene, arriverà Santa Justa. E questo è particolare perché questo romanzo, e poi c'è l'ultimo episodio, è proprio un omaggio a questo romanzo, perché io mi sono avvicinato alla storia grazie a questo romanzo, ed è un romanzo particolare perché anche lui è ambientato in questo periodo. E mi piace pensare, anche se non credo sia così, mi piace pensare che Alfredo Pitta si sia ispirato alla storia di Guglielmo de Parisio, anche se non credo sia così. Bene, senti Alessandro, io ti ringrazio moltissimo perché credo che la cosa sia stata molto interessante anche per chi la sente e la vede. Perfetto. E fai arrivare i miei saluti agli amici degli Imperiales perché Arriveranno, arriveranno. è tanto che non ci si vede e spero di rincontrarli presto perché so che comunque loro sono attivi e fanno parecchie iniziative quando la pandemia ci consentirà di Esatto, quando la pandemia permette, certo. in presenza e grazie ancora e a Io presto. ringrazio voi, davvero gentili, grazie. Figurati. Grazie.